Siamo carichi stasera. Voi siete carichi? Siamo carichi. Che dici, facciamo una roba che può avere senso in qualche modo, tipo così, dai, che ci sta. Così vedo tutto. Buonasera, buonasera. Scrollo un paio di cose nel mentre, speriamo che la connessione non faccia le cose pazze. Nel dubbio spengo qua tutto. Si arresta quest'uomo. E voilà, voilà. Ricordo che i subscribers che sono sul canale Telegram hanno avuto modo di votare per stasera. Pari merito per Euro Truck Simulator 2 e Darksiders, quindi diciamo che per par condicio ci lanceremo su Darksiders visto che abbiamo guidato le ultime volte. Cosa che mi dice qua? Twitch mi dice sei in live e stai facendo una live. No, cos'è che... No, dovevo guardare qualcosa ma non me lo ricordo più. Ah sì, no, ecco, se ci sono degli aggiornamenti... No, appunto, 2 e Euro Truck Simulator 2. 2 voti per Darksiders e un voto per Mountain Blade, quindi Darksiders, come anche comunicato su Telegram e su Twitter. Mi perdo i nomi. Telegram, Twitter, Twitch, YouTube, siamo dappertutto. Allora, visto che qua siamo su live, facciamo che switchare un attimo su che cosa? Su live recensitiva? Molto bello, se non per il fatto che abbiamo delle immagini completamente sbagliate. E mi sa che qua non abbiamo neanche... header di Cities Skylines, vero? Ma noi risolviamo subito perché siamo dei pro. Non so se lui, ma penso di sì. Vai. Mi sembrava strano di essere in anticipo, effettivamente non avevo pensato delle cose, tipo a mettere questa roba qua. Vadi? Sì, non sta molto bene. Perché secondo me non è quello giusto. Però, vabbè. E mentre invece per questo, secondo me esiste già. Perché già l'avevo visto. Yes, vada con questo, dai. Che è molto carino, ma devo rimetterlo in riga. Ok. Molto buono. Chiudiamo questo e ritorniamo a vedere la chat. Ma come non ti assiste? C'avevi una connessione incredibile fino a un attimo fa. No, way, no way, no way. Allora, ma come... Ho già di nuovo dei fotogrammi persi. Perché? E io non lo so. Non so, è partito male stasera. Speriamo in bene.
Niente, io inizio a lanciare, qua lanciavo il tutto. Avviamo il tutto. Guardate che c'è un'illuminazione. Risolvo una cosa, arrivo. Ok, non era un mostro quello che avete sentito, ma semplicemente l'illuminazione che cambiava, che change. Quanti fotogrammi persi? 3577 stanno crescendo a vista d'occhio. Non so per quale pazzia. Sì, io l'ho già vista anche le... Così, output, grandezza buffer, interval keyframe. Proviamo così si cambia qualcosa? No, non lo so. Non lo so. Got it! Tool Boots New Policy. Ed è una roba bellissima. Però tanto voi non state vedendo niente, ovviamente. Perché dobbiamo dire che non stiamo giocando a Mega Aquarium, ma stiamo giocando a Thief Skylines. Eccolo, ma che bellino! Ma 4 megabyte al secondo va ben bene, scusa un attimo, non è che è una, cioè una live pesantissima. Non lo so. Comunque, detto questo, me la segna tra gli installati. Sì, Industries, ottimo. Available to purchase, ce ne ho vari che non ho. European Suburbia, At the Edge Jazz, Country Road. E tra l'altro mi hanno mandato anche una radio. Non è Synthetic Dawn. Mi hanno mandato una radio nuova che non so quale sia. No, non c'è qua. Però direi che più che il continue farei un nuovo gioco con qualcosa di interessante. Qua ci sono delle nuove mappe per il DLC che già ci mostra. Green Peaks, che è nuovo. Vabbè, Regal Hills è di un altro DLC. Che DLC è quello? Non lo riconosco. Questo qua, Wood Garden, è un'altra... Interessante. Non c'è petrolio, però ci sono minerali, terreni coltivabili, foreste e acqua abbastanza in abbondanza. 62% buono per costruire. Quest'altra qua invece com'è che era? 54% era un pochettino più bilanciata questa, c'è meno minerali ma più petrolio e meno foreste. Twin Fjords, c'è poca acqua rispetto alle altre. Molto più petrolio e molto più minerali. Marble Canyon sembra molto interessante, 69%. Non mi sembra. Pearl Bay, bellina anche sulla baia. No, sono deciso tra Marble Canyon e... rieccoti, Marble Canyon e Pearl Bay, direi... Marble Canyon ha più spazio. Base Theme Temperate. Questo è Tropical. Andiamo su Temperate. Cosa che abbiamo? Outside Connection, abbiamo dei Plane Connection. Non ci sono connessioni via nave, ci sono delle connessioni via treno e delle connessioni autostradali. Custom Map Theme, no? Come la chiamiamo? La chiamiamo... Ma sì, Westwood va bene, non mi viene in mente nessun altro nome interessante. Choose Scenario? Non me lo ricordo. Ah no, vabbè, ok, questi qua sono del Mass Transit. No, adesso mi ha resettato tutto il coso. Vabbè, tanto non è che avevamo scelto chissà che cosa. Marble Canyon? Ah, ma mi ha cambiato... Se... Westdale, West Valley, Springfield...
Westdale, Lakewood, Rockdale, Lakefield, Rockdale, Rockwood. Ma era più carino Westwood. Westwood, dai. Startup. Perché? Perché dici questo? Ho la qualità in auto, ma pur non caricando non mi resta la qualità. La lascio a 480p. Boh. Vabbè, 480p è comunque più basso di quello che sto streamando, perché sto streamando a 720p. Ma vediamo un attimo se mi ricordo ancora come gestire una città, cioè... D'altronde sono un po' nabbo nel gestire una città. Come sindaco ho le mie... i miei problemi. Allora, sì, d'accordo, vorrei mettere un attimo in pausa, abbi pazienza, caro... Cirp, là come si chiama? Allora, strade, dobbiamo mettere delle strade. Sì, allora. Allora. Ma diamo un attimo un'occhiata a che cosa abbiamo qua. Ok. Infoviews, non mi fa vedere un Kaiser. Su cosa abbiamo? Vabbè, facciamo delle strade base per ora. Una roba così. Perché voglio vedere che si allinei con quella, ma non me lo fa capire. Così? Mi sa di sì. Quale unirei? Così che quello... Ok, hanno il traffico in entrambe le direzioni. Sì, perfetto. E poi farei anche... No, la one way road non mi interessa. Facciamo le strade fitte? Ma questa è un'area in cui poi dovremmo andare a lavorare parecchio, ma facciamo una roba tipo così e così, dai, per ora. Va bene. Andiamo a costruire delle aree abitative. Low density, cosa facciamo? No, non mi piace questa roba, preferisco così. Papapero, non mettiamole subito là, le metterei in una zona più... Tipo qua. Questa è una bellissima area residenziale. Metterei un area commerciale qua. E metterei un'area industriale qua vicino all'autostrada. Vada, che forse è un casino perché ci sarà parecchio traffico là. Ok, ora. Elettricità abbiamo bisogno. Coal power plant è la prima cosa che possiamo mettere effettivamente. E direi che mi conviene metterne una in una zona un po' lontana. Mettiamo dei tralicci. Magari che... Colleghino, in questo modo poi qua dovrebbero agganciarsi. Adesso vediamo un attimo quando vanno a costruire le cose. E allora, dobbiamo prendere dell'acqua. Dov'è il... Da qua. Il problema è che... Da che parte fluisce l'acqua? Ok, scendi in qua. Quindi allora dobbiamo prendere l'aspirazione qua e le
gli scarichi fognari qua. No, perché me l'ha annullato? Non lo so. No, ehi, ma... Non vedo... Oddio, quella riscaldata... Però no, ma io no, e non me li fa vedere. Cioè ci sono, ma non me li fa vedere. Achievement, ok, c'è una valangata di roba super interessante. Però dove sono sti tubi, perché non li vedo. Forse c'è qualche impostazione nuova che non conosco. Eh sì, perché ci sono, ben, ma non ah, ok, adesso sì che li mostra. Ok, così almeno qua siamo tranquilli, le tubature ci sono ovunque, non abbiamo praticamente più soldi, però ok, panello economia, che cosa ci dice? Aumentiamo le tasse, manetta? No, in realtà no, perché sennò andiamo male. Facciamo che arrivi la gente, che inizino a costruire della roba, perché se non costruiscono le case non arriva l'elettricità. Stanno iniziando a costruire, eh? Yes! Yes, la prima casetta. La live lag, ma l'annuncio no. E allora è colpa mia. È colpa mia del lag. Sono io che faccio il laggone. Però a me sembra andare abbastanza bene, non so cosa dire. Allora, se costruiscono delle zone commerciali là, il problema è che avremo dei problemi poi ad approvvigionarli con elettricità, ma per ora non c'è nessuno che sta costruendo, perché hanno bisogno solo di case. Hanno voglia di zone residenziali, ma adesso gliene diamo in pasto altre. Stanno finendo la zona residenziale là. Allora facciamo che rendere residenziale quest'area. No, no, cosa sto facendo? No, no, no. Via, 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 via. Oddio, no, come ok. Ok, mi ricordo ancora le cose per fortuna. Ok, acqua ne hanno, benissimo. Hanno ancora un sacco voglia di case. Quindi mettiamo anche qua case. E quasi quasi metterei case anche qua, così almeno si connette l'elettricità direttamente là senza che ho bisogno di fare altra roba. Adesso dovrebbero passarsi l'elettricità a vicenda. Sì, ma dove ho il telefono? Ah, è qua il telefono. Posso provare a recuperare i fotogrammi persi? Posso provare? Posso provare a... Allora, abbassare, ma non so perché è così rosso. Allora, proviamo un bitrate di 600. Vedere se cambia qualcosa. Sembra che sia buono adesso. E comunque i fotogrammi persi non è che li resetti in qualche modo, eh. No,
non stanno più salendo, quindi. Sì, ok, ci sono un po' di consigli che dicono per cercare di sistemare un po' il discorso, ma mi sa che così dovrebbe andare abbastanza. Dimmi poi tu com'è il discorso. Lo dovrebbe risolversi un po' così, eh. Non è sempre verde adesso. Quindi. Car space, please. Dove? No, sono super case quelle. Non posso costruire altre robe. Sì, ok. Cos'è questo? Road tolls, road connections, intersections. Ok, sarei curioso più che altro di. You can build the average roads by page up. Ok, sì. Quello me lo ricordo. Ah, devo avere una popolazione di 320 abitanti per occuparmi di quella roba là. Sono molto felice, devo dire, ma sto perdendo abbastanza soldi. 1024 mesi. La prima industria è quella, eh? Eh sì. Yes. E inizia a lavorare, tra l'altro. Inizia ad esserci domanda per industrie. Ok. La qualità penso che sia diminuita nel mentre, però comunque. Iniziano ad aver bisogno di altre aree economiche, diciamo. Farei un piccolo distretto qua anche, dai. Su, come si chiama questa? Walker Street. E siamo quasi a Worthy Village. Qui ci sblocca Garbage Healthcare Education. Un secondo di altre robe interessanti. Il traffico per ora è gestibile, ma ovvio perché la cittadina è piccola. E quindi va bene, non è un problema. Come risorse naturali più che altro vorrei vedere, ma tanto non me le fa ancora vedere. Traffic routes. Yes, parla della nuova. Come? Perché non bisogna. C'è un problema con l'acqua. C'è un problema con l'acqua, perché c'abbiamo un problema con l'acqua? Oh nose! Perché non ho dato elettricità a sta roba qua? Oh oh! E questo necessita di elettricità anche? Dov'è Eh sì, ma che sciocco! Perché non me l'hanno chiesto prima queste infrastructures? Vai con le infrastructures, play! Cos'è questa roba? Cities Skylines, radio. Official Mass Radio, Cities FM. Ah, ok, mi dici che Gold FM non va bene per lo streaming. Meglio così. Beh, questa volta non credo che sia colpa mia perché lo continuo a dire tutto verde con frame, no, senza frame persi. Anche perché lo vedi comunque dal cellulare, penso, vero? Quindi.
Sì, vabbè. City Statistics, scusa. Ah, no, beh, sì, ok. Che bello che il puntatore è luminoso quando c'è la notte. Che bella notte. Oh, è così pacifica la notte. Hanno bisogno di aree industriali, oddio. Facciamo un'area industriale qua accanto alla cosa elettrica, perché tanto... Quando è che inizieremo a guadagnare un po' di soldi, magari? Che quali sono necessari? Ah no, aree ancora da costruire? No, residenziali? No. Ma che roba pacifica! Congratulations, Little Hamlet. Ok, quindi abbiamo sbloccato anche Industries. Waste Management, ok, che dobbiamo occuparcene appena avremo la possibilità. Healthcare, mettere le cose e poi la scuola. Direi che in realtà possiamo farle queste cose qua. L'ospedale abbiamo dei soldi per l'ospedale. Quanto costa? 10.000 è un discreto numero, però aumenta la qualità di vita mica di poco. Com'è lo spazio già occupato? Non so da chi. Sì, dai, facciamo come mettere un ospedale. Parecchio la scuola elementare, sempre 10.000. Mettiamo anche una scuola elementare. Non arriva la linea elettrica, perché? Perché non abbiamo delle aree in mezzo. Cioè ce n'è una, ma non è ancora stata sfruttata appieno. Facciamo che fare No, beh, adesso arriva. C'è un'altra area residenziale qua. Quando avremo la possibilità metteremo anche una raccolta rifiuti urbani. Il fatto è che stiamo perdendo parecchi soldi ora come ora, anche perché abbiamo investito in quelle nuove infrastrutture, per cui no, non andrei a distruggere quelle fabbriche. Non si può fare. No, facciamo un pezzetto in qua. E ci teniamo quello slot là per metterci la discarica. Però aspetterei un attimo prima di mettere la discarica, perché siamo davvero un po' nei pasticci ora come ora, perché non abbiamo molti soldi. Perché d'altro noi stiamo parecchio un po'. Come, aspetta, options audio mettiamo al 60%. Va meglio, ma a me sembra sempre uguale. Ma a me sembra sempre uguale. No, ok, adesso è abbassato. Facciamo magari il 25%. Mi sembra un po' buono come situazione. Beh, fotogrammi non ne ha mai più persi, quindi buono, visto che è un discorso che bisogna tenere il bitrate davvero basso, anche se sembra reggerlo di più. Soldi, ho bisogno di un po' di soldi. Devo fare delle altre zone residenziali. Facciamo che fare sta parte qua come residenziale. Questa qua.
Oh, old school Frankie. I forgot to change the description. You're totally right. This is real. Oops. Che fail. Avevo la descrizione non aggiornata. The description was not updated. I'm sorry. Old school Frankie. Suppose you're the developer? Ah, ok. Old school Frankie, if you want, I streamed yesterday the Mega Aquarium, but the stream was not on English, in English language, so I'm sorry. I could do a stream in English, but I'm Italian, so I always do streams in Italian. Effettivamente streamare ogni tanto in inglese. Oh no, tu che dici commentatore? Una volta ogni tanto, poi non sono bravo, farei un sacco di errori. Ma è buio. È buio violento, una miseria, non si vede più un Kaiser. Ma che c'è di bello qua? Fan festa qua, guarda. Pop soda tutta la notte. Vogliono un parco. Non posso mettere dei parchi per ora. Parks and Plazas, devo avere 1000 abitanti, siamo troppo pochi. Ok, old school Frankie. Bye. Ah sì, ma potrebbe anche essere che acchiappi parecchio più gente in inglese. Cioè, suppongo di sì, eh. Perché in inglese c'è tanta più gente che lo capisce. Quindi si potrebbe fare anche quello, appunto. Non ci credo, siamo in positivo. Best forever. Best forever. Poi faccio gli errori proprio da pivellino, cioè non aggiornare la descrizione è una roba tipo banalissima. Invece niente, mi sono dimenticato. Ma c'è qualcuno che mi ha retweetato? Due persone hanno messo mi piace su Twitter del mio streaming. Dici che è peggio su Twitch, commentatore? Ti trovi peggio tu a vedere le live su Twitch? Siamo arrivati a 650, cos'è che ci ha sbloccato? Ah, possiamo comprare un nuovo pezzo di terra. Possiamo fare i distretti, le policies, second law, district specialization, service policies, fire department, police department, unique buildings, forestry, water use, power use, police
Police Station e Firehouse. Però ancora niente di industria, che è un po' un peccato visto che noi stiamo guardando le cose per l'industria. Sì, abbiamo un po' di soldi, possiamo investire una discarica? Possiamo spendere tutti i nostri averi in una discarica? Seramente qua arriva? Sì, arriva fino laggiù a raccogliere gli effetti. Vada! Allora, cosa possiamo fare? Abbiamo detto, possiamo mettere la polizia. Mettiamo la polizia qua nel distretto industriale. Quanto costa la polizia, tra l'altro, cara? 12.000, io aspetterei un attimino. Magari prima ingrandiamo un pochettino tutto il discorso con delle strade nuove. Guarda che in francese sarebbe je ne sais pas, perché si mette sempre il ne pas per la negazione. Hai ragione. Quello è vero. Che non c'è una possibilità di selezionare, ma ci si può documentare in realtà. Beh, io adesso sto streamando, ma dopo se mi ricordi o se riesci a guardare tu. Cerchiamo insomma se si può ovviare quel problema. Perché Twitch dà roba davvero molto più comoda, tipo il fatto che puoi tagliare le live a dei punti che vuoi tu, tipo la scorsa che era di 2 ore, l'ho tagliata in due e l'ho caricata su YouTube tipo in 2 nanosecondi ed era super più comodo. Sì, ok, nel linguaggio informale, hai ragione. Hai ragione, mea culpa. Strade più grandi si possono fare. 4 lane road. 6 lane road, ma forse inizia a costare un pochettino troppo. Una 4 lane road ci può stare? No, vabbè, teniamoci sul piccolo. E andiamo ad espanderci. Dove andiamo ad espanderci? Andiamo ad espanderci in questa zona più in basso. Abbiamo demolito la linea elettrica, però così facendo. Ma non è grave, se noi facciamo così e mettiamo una zona industriale qua, vedete come si risolve il problema. Cos'è che volevo dire? No, niente, dobbiamo fare delle altre strade qua di tanto in tanto per. Ok, acqua ne arriva? No. Facciamo così. E così intanto. E poi farei una roba del tipo. Così. E mettiamo delle nuove aree. Tirano, credo che riusciranno mai a costruire qualcosa, però. Allora, lasciare un'area per i servizi più che altro, qua che è abbastanza centrale. Metterci poi la polizia e altre robe del genere. Quanto costa la polizia? Vi ho detto 12.000 è tantissimo. Non abbiamo così tanti soldi. Scuola elementare? No, ce l'abbiamo la scuola elementare. Cos'è che abbiamo? Unique building. Statue of shopping. Mannaggia, costa così tanto? Bestia. Sì, queste sono industrie standard, diciamo. Ok, sì, va bene. Ho capito, li conosco i distretti.
Servirebbero delle altre zone di servizi, diciamo. Facciamo una cosa tipo un quadratino qua. Dai, vada così. Dovrebbe sistemarsi un po' il discorso. Non è che guadagniamo poi così tanti soldi. Ok, ora un po' di soldini ci sono, potremmo investire in polizia, ma non lo so, no, io lo lascerei così per ora, il discorso. Visto che c'è bisogno di altre zone abitative comunque. Inizierei a fare una strada parallela a quella. Così, mettendoci l'acqua. No, po' più in su. Ecco. E ci mettiamo una zona abitativa così. Vada. Così diminuisce un po' la richiesta. Ok, dai, stiamo iniziando a salire un pochettino pian pianino con i guadagni. Qua la linea elettrica si è collegata tutta tutto a posto. Questi tralicci potrei anche toglierli effettivamente, che sono... Yay! Tiny town! Ok, abbiamo industry areas, landscaping, industry areas, eccetera, eccetera. Dovremmo iniziare a poter vedere le robe industrifere. High school, sì, ci ha sbloccato un sacco di roba. Ecco, chiuderei questo. Chiuderei questo e questo, che non sono più necessari perché è tutto allacciato altrimenti. Mi sa che non è necessario neanche quello. No, infatti. Così rimane anche un pochettino più pulito. Sì, ci sono solo quelle due linee di tralicci che vanno fuori città, insomma. Proprio il resto è tutto più tranquillo. Abbiamo dei soldi, possiamo investire nel dipartimento di polizia. E tutta la gente è molto più contenta. E andiamo a iniziare a vederci tutti i discorsi industriali. Forestry Main Building, Forestry Workers Barracks. C'è un sacco di micromanagement qua. Ore Industry è bloccato. 1800. Warehouses. Fill empty and balanced default. Balanced mode where warehouses will operate based on the current demand. Ok, queste robe qua sono delle robe industriali che si può andare ad agire direttamente noi. Ok, per quella roba là abbiamo bisogno di create an industry area. E create an industry area. Ok, quindi direi che andiamo a creare un'area industriale. Direi che questa zona qua va benissimo. Allora, industry area. Allora, io metterei questa zona qua come industriale. Cosa c'è? C'è terra fertile, non c'è petrolio o altro. No, c'è del petrolio lassù e laggiù.
Là ci sono dei minerali, qua è foresta e là c'è terreno fertile, diciamo. Ok, adesso che siamo qua possiamo andare a mettere un forestry main building oppure un farm main building. Allora, metterei un farm, una farm qua. Visto che abbiamo una... allora, wow, calmi, calmi, calmi. Extractor buildings, processing buildings, unique factories, commercial zones. Oh, questo cambia tutto. Non lo so, può darsi, effettivamente i limiti di YouTube sono abbastanza stretti su quello. Quindi farming, crops, poi ci dà o flowers o animal products, e poi vengono venduti. Fertile land, active, inactive. Quindi mi dice anche... Ma questa roba qua è... troppo... Livello 1, 0 lavoratori. Ma è potentissimo. Voglio vedere. Come si chiude? Oh, ok. Non so come l'ho chiuso. Small grain silo. Small animal pasture. Small crop field. Small fruit field. Quindi, mettendo quello, ho sbloccato questa roba qua. Small crop field. Small fruit field. Oppure. Small animal pasture. Facciamo con il crop. Ah, deve essere attaccato alla strada. Mi sembra sensato. Sì, l'ho costruito, ho capito. Sì, bon, chiaro. Appearance wheat. Ok, ma potrebbe. Cioè, posso farlo apparire come un campo di patate o altro a mio piacere. Va bene, vai col grado. Produce crops. Ok, you can rename. Va bene. Ok. Output 0 tonnellate. Processing plant, ok. Che è lo step dopo. Have a two, level 2 farming area. Come faccio a farla diventare di livello 2? Devo metterci altra roba? Oddio, mi apre tutte cose insieme. Until next level. Ah, ok, devo produrre un tot di cose per salire di livello. Ok. Quindi se io mettessi tipo un frutteto qua, dovrebbe salire ancora più in fretta. Però così mi sto perdendo il discorso del... sì, ho capito che devo processarle, ma deve essere di livello 2. Devo mettere delle aree residenziali. Tipo fin qua vada e questo pezzetto qua anche dai. No, hanno davvero bisogno di aree residenziali come dei pazzi. È un cambiamento radicale, cioè oh, favoloso il gestire tutta la roba qua. È incredibile. No, ma questo è lo forestry. Farming è diverso. Ok, sì, no, infatti. Fertile land active. Active è questo qua violetto. Inactive è nero, ma non c'è nero. Meglio. Tra l'altro abbiamo delle bellissime piantagioni di fronte alla discarica. Mi sembra molto sensato. Biologiche. Biologiche, sì, assolutamente. Delle piantagioni biologiche in fronte alla discarica comunale. Favoloso, favoloso, best idea ever. Allora, facciamo una stradina
qua vada. Acqua, acqua non ne hanno? Non ne hanno, sì, hanno dell'acqua, e allora stanno l'acqua di così. Non abbiamo più aree residenziali. Porca miseria, qua finiscono le aree da costruire, niente. Lo farò, lo farò. Ma non dici già stasera, però. Hanno bisogno di altre aree blu? Ma la città sta crescendo troppo in fretta, non riesco neanche a fare la zona industriale, che già hanno bisogno di altre robe qua. Facciamo questo pezzetto qua. E a livello 2 la fattoria qua? Non credo, eh. Eh no, devono arrivare a 500. E devono avere 150 lavoratori. Oh, santi nomi, devo. Park area. Sì, no, questo qua è per il. Sì, è per il DLC, quello della natura selvaggia. Sì, mi dicono che questo è un parco. No. Ok. Sì, ok, ma non voglio fare questo adesso, per piacere. Togliamo il parco, che non voglio il parco. È una città industriale questa. Oh, dobbiamo mettere un sacco di altre industrie allora nel main. New services? Fortune, family friendly. Ok. Ok, va bene. Molto gentile. Abbiamo pochissimi soldi. Mannaggia la miseria. Possiamo fare dei cosi di animali? Questo cos'è? Small grain silo. Va bene, è piccolo e posso metterlo dove voglio, dice. È molto carina questa cosa, ma. Ehi, 6.000 dollari per un. Oddio! Posso fare dei canali? Ma è bellissima questa cosa! Ma era un po' che io non aprivo su City Skylines. Va bene, possiamo provarci effettivamente con commentatore video. Ma mi sta seguendo qualcuno in più, mi sa, che mi scrivono. Quaze? Cos'è Quaze? To give waterfront a nice finish, Quaze are concrete walls built on the shore to even out terrain differences in a low floor zoning near the water. Non ho capito niente di che cos'è questa roba. Cos'è questo? Cos'è? Adesso una paratia di qualche tipo. Ma c'è troppa roba qua, c'è da diventare matti. C'è una pietra che costa 100 dollari. Una pietra. Managgia. Metterei anche il silo effettivamente. 6.000 dollari peggio spesi della mia vita. Low happiness. Mi dice che c'è una felicità bassa. Ma non me ne può fregare di meno in questo momento. Io voglio fare le industrie belliche qua proprio. Dice 5 persone. Beh, buono. Abbiamo bisogno di new services. Sì, va bene, lo so, grazie. Abbiamo bisogno di nuovo di roba blu. Devo fare delle altre zone commerciali. Spariamoci una zona commerciale qua allora, a questo punto.
Tra un po' avrò bisogno di nuovo di aree residenziali. Ma qua l'Elm Estate com'è? su 35 si sta riempiendo, ok. Si riempie e si svuota. Ok. Ma lavoratori ce ne manca. Siamo un terzo. Sì, lo so. Sì, che posso comprare un altro pezzo di terra. Ma no, grazie. Torno alla città. Vorrei mettere dell'altra roba. Ah no, mi dice che non ho soldi per comprarla, effettivamente. Sì, l'ho capito. Dai, ho speso un sacco di altri soldi. Garbage, no, ma non mi interessava la cosa in quel momento. Corn, appearance, corn. Facciamo che appaia in modo diverso. Cotone, dai, il cotone! Gli Stati Uniti d'America con il cotone. Ma è bellissima questa cosa. Boomtown! No, ma è spettacolare! 1800 persone, cioè, wow! Possiamo fare dei walking tours. Per visitare delle belle robe. Ma tanto non c'è un cavolo da visitare. Possiamo fare riciclaggio, la marijuana, il wifi gratuito, solo elettricità per riscaldarsi. Non posso usare l'elettricità per riscaldarsi. Water pipe with heating pipes. Ah, sicuro che si riscalda. Abbiamo. Ah, sì, le turbine. Deposito. Una turbina. Cos'è un boiler station? Ah, ma usa il petrolio. È molto buono questo con il calore geotermico, ma costerà tantissimo. Noi vogliamo solo fare industrie belliche. Abbiamo bisogno di creare una nuova zona. Un'altra zona urbana. Credo che la costruirò là perché. Qua stiamo iniziando a esaurire lo spazio, lo facciamo ancora qua e qua, ok, mettiamo acqua per tutti, va bene, e anche quest'acqua qua, che però deve essere collegato al coso normale, se no non serve a nulla, e ci spariamo. Un'altra area residenziale qua. Ma firehouse non ne abbiamo ancora? No, mi sa di no. Mettiamone una. Sono tutti super mega contenti, ma abbiamo speso un sacco di soldi. Police station ne abbiamo una. Posso mettere delle scuole superiori? Ma dai, in un paese di 1800 abitanti la scuola superiore. Mi sembra anche un po' exaggerated. Basketball court. Dai, mettiamo un campo da basket qua. È bellissimo il campo da basket là. Sì. Cosa abbiamo qua? La high school. Sì, ma non mi interessa. Voglio della gente idiota che va a zappare la terra. Infatti ho messo tutti i campi qua, mica per niente. Anzi, visto che abbiamo un po' di soldini, ma abbiamo già finito le aree verdi? Quasi. Mettiamo anche. Adibiamo anche questo a.
zona edificabile. L'abusivismo edilizio ci fa un baffo. Metterei degli altri campi a sto punto. No, voglio vedere una cosa: quanta gente assume un frutteto e quanta gente assume un campo? 14 su 20, 15 su 20. Sono tutti da 20. Ok, allora spariamo un altro crop field. Invece quello all'inizio cos'è che mi chiedeva questo? Headquarters, ok, quindi appunto questa roba qua è il quartier generale di tutta questa roba qua. Ok. No, non voglio delle house, voglio delle potatoes. Molto bellino, molto bellino, molto importante per il nostro sviluppo bellico. Sì, dai, facciamo un policy per regolare come detettore video il nostro wifi. Allora, dov'è? Free wifi. Costa 2 centesimi per edificio. Vada. Fatto. Adesso c'è il wifi gratuito a Westwood. È un piccolo passo per l'uomo, ma un grande passo per l'uomo. Perché qua non c'è elettricità? Non mi dire che la nostra cosa energetica qua non fa più abbastanza elettricità. E mi sa che è proprio quello il caso. Nel senso che... Dimmi un po'. No, infatti. Non produciamo abbastanza elettricità. Allora, in industria deve andare... No, dov'è che era? Qua, beh. Simulare dell'elettricità, facciamo un'altra centrale a carbone qua sotto. Ho capito, beh, i cittadini che non siete contenti di avere una centrale di carbone di fronte a casa, però che ci vuoi fare? Se vuoi l'energia elettrica, paga. Con la vita e con un tumore prematuro. Costruiamoci un bel tabacchino di fronte alla centrale a carbone. Sì, ok. Deposito gli auto. Sì, ma anche no. Ma io voglio mettere dell'altra roba agricola, ma non posso. Perché non guadagno troppi pochi soldi. Velocizziamo tutto. Via. Sagre? No, non faccio sagre. Esporto solo all'estero. Project House, sì, va bene. Facciamo un frutteto, dai. Ma facciamo quello con gli animali, dai. Non abbiamo provato quello con gli animali. Occupa più spazio, effettivamente. Vada, 7500. Oddio, sono diventato povero per costruire gli animali. Hai consuma crops per fare delle... Sheep, sì, sheep sono molto belline. Guardale! Ma che tenere! Sono là tipo a grattarsi la faccia. Ma perché garbage? Non mi interessa la spazzatura. Cos'è, inquinamento? Sta roba qua che non si vede in casa. O è semplicemente inverno, invernissimo. Qua com'è che siamo messi? Ne abbiamo bisogno qua ancora per arrivare al livello 2. Animal products e flowers non ne abbiamo, perché per fare flowers abbiamo bisogno di essere di livello 2, ci diceva qua. Perché per il la roba il mugnaio, come lo vuoi chiamare, cos'è questo? Serve che sia di due. Cos'è sto lampeggiare?
Ah, oddio, abbiamo bisogno di un cimitero, non abbiamo i soldi per il cimitero, ma dai. Ma che twist. Cioè, tengono un morto in decomposizione a casa perché non abbiamo il cimitero. Porca miseria, questo è un bel problema. No, com'è che stiamo guadagnando così poco? Ho fatto 1000 industrie. Le industrie dovrebbero renderti ricco, tipo, subito, no? In genere funziona così. No, non riesco a fare le sagre. Oh, tra l'altro è già 1 ora e 6. Mi sa che dobbiamo poi interromperci per dare spazio al Darksiders War Mastered Edition. No, guarda quanti cadaveri ci sono in casa. Siamo pieni di cadaveri, non possiamo mettere. Vabbè, ma la gente è felice. La mia gente è felice lo stesso. E tra l'altro qua non è neanche servito dall'ospedale, è troppo lontano l'ospedale, dovrei fare anche un altro ospedale. Ma tanto non abbiamo soldi. Nel frattempo costruiamo case, eh? Vicino alla centrale elettrica a carbone. Va bene, sì, lo so che posso mettere l'autobus, ma non ho soldi anche per il cimitero, mi vuoi far mettere l'autobus? Tra l'altro il cimitero dove lo metto? Mettiamo al centro città, dai. Nel centro cittadino. Oh, ok, ho soldi per il cimitero. Sono tutti contenti che abbiamo un cimitero là. Ok. Ah, ok, si lamentavano perché nessuno va a ritirare i cadaveri. Sì, ma c'erano tipo 70 persone morte da seppellire. Dai, che dovremmo arrivarci. Al prossimo livello industriale qua. Se avessi un po' di soldi in più. Cos'è che hanno qua di problemi? Cos'è questo? Ma qual è il problema qua? Ah, perché non hanno gente istruita. È un problema dovuto dal fatto che non ho la scuola superiore. E non avendo la scuola superiore, diventa un po' un pasticcio tutto ciò. Devo fare un'altra zona. Mi spiace, ma è una cosa che ormai è necessaria. No, nope, non volevo fare roba di questo genere. Nope, facciamo una cosa così. Che non va comunque bene perché? Perché ci sono quei tralicci del mango. Però noi possiamo aggirare il problema facendo una cosa super mega powerful, tipo così. Così noi eliminiamo la corrente elettrica. Come? Ehi? Sì, no, non voglio il road tools. Voglio. Perché non mi fa mai cancellare sti costi pali qua? Metti in pausa, va? Non voglio il road. Allora, io voglio capire perché. Oh, Deo grazia. Ok. Vai via. E vai via. Oh, ok. Questo possiamo fare le strade come piace. Ma basta! Allora, ok, molto buono così.
E continuiamo a fare così. Così è tutto ben connesso. No, non ho più soldi. Porco miseria, niente. E niente, alla fine ho finito i soldi per le strade. Però, allora, qua c'è acqua per ora. Riesco a fare almeno l'acqua fin qua. Yes! Vai. Vai con l'acqua fin là, così metto il distretto. Metto un distretto industriale qua. Odio sta cosa degli edifici abbandonati, che quando sono abbandonati devi distruggerli tu a mano. Devi andare tu e dirgli: "Wey, guarda che ti sfratto". No, com'è che funzionava? Com'è che era il discorso dell'abbandonato? No, dovevo ben distruggerlo se è abbandonato. Ce ne altri abbandonati in giro? No. Vai. Dai, se faccio delle industrie qua la gente sarà contenta e non richiede più le superiori, dai. Sono tutti contenti per il wifi gratuito. Come prodotti ci siamo quasi qua, ma ho bisogno di più posti di lavoro. Ma qua sono tutti pieni i posti di lavoro? No, 40 su 50, 16 su 20, 16 su 20, 16 su 20, 20 su 25. Ma gente, andate a lavorare nelle mie robe qua. C'è un sacco di gente che ha bisogno di tizi che hanno fatto le superiori. Ma le superiori costano. Lo so, ma volevo arrivare a livello 2, ma non so se ci arriviamo qua. Lo so. Perché il problema è che non abbiamo lavoratori. Non abbiamo lavoratori che vanno là a lavorare. Facciamo un'altra area residenziale qua. E magari avrò altra gente che viene qua a lavorare, dai. Ci sono i posti di lavoro, eh? Ci sono. 40 su 50 vuol dire che ci sono 10 posti disponibili ancora. Dove sono le scuole superiori? Costano un sacco di soldi le scuole superiori, costano 24.000. Dove ti trovo io tutti quei soldi? Ok, come risorse prodotte ci siamo, ma ho bisogno di lavoratori qua. Più che altro, perché la gente non va a lavorare là? Forse perché ho creato delle industrie qua che hanno creato dei posti di lavoro. Porca miseria, è vero anche quello. Facciamo un'altra tubatura qua. Ok, e metto delle altre zone residenziali, dai. Come così magari si sfogano e vanno tutti a fare gli agricoltori, a zappare la terra. Perché si lamenta? Cosa c'è che non va? No, non hanno abbastanza materie prime. Ho bisogno di altri crops, allora dobbiamo fare degli altri crops. Vai con degli altri crop fields. Workers. Ma quelli là sono apparsi 9 lavoratori così all'improvviso. Quindi basta che ne creo così a muzzo e mi appare gente. Se metto un altro crop field mi appaiono altri 9 lavoratori. E 13 ho detto, ma the fuck?
Yeah, è arrivato a livello 2, ok, così possiamo provare a vedere alcune cose. Comunque, bellissima questa storia. Flour mill, bakery, farm, workers, barracks. Ok, io farei la flour mill se abbiamo dei soldi. No, ovviamente. No, quella è la baracca, dov'è il flour mill? 15.000, ma come cavolo? Senti, chiediamo un prestito, si può? Vai, un prestito di 60.000. Così facciamo la floor mill, vediamo un attimo cosa succede. Ma ho capito. Succede che trasformerà quello che ha prodotto in farina, probabilmente. E abbiamo bisogno però di... infatti abbiamo bisogno di più campi di grano, eccetera, eccetera. Devo dire comunque che questa roba qua aggiunge davvero un sacco di profondità. Ma quello che mi incuriosisce è il frutteto, anche produce crops, sì. Produce crops anche lui. Ok, quindi bisogna un po' gestire, il fatto di aver messo gli animali là ruba via un sacco di risorse. Perché lo trasformano in carne e non lo trasformano in farina adesso. Per salire a livello 3 comunque ho bisogno di 1500 di materie prodotte e 350 lavoratori. Ma com'è il profitto totale meno 124? Ma e dai! Con tutto quello che ci ho investito. Vabbè. Direi che possiamo anche salvare... lo chiamiamo... braccia strappate all'agricoltura. Così ci lanciamo su... ah, io uso Steam.